Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi darò alcuni consigli su come realizzare e organizzare un mercatino. Parecchi di voi me l'hanno già chiesto, soprattutto nella live che ho fatto l'altro giorno, e vi ho detto che sto per organizzare un mercatino, per partecipare a una fiera mercato qui nel mio paese. Quindi oggi vi darò alcuni consigli, innanzitutto su che cosa serve per realizzare un mercatino e vi darò poi dei consigli che ho maturato insomma con l'esperienza negli anni in cui appunto ho realizzato questi mercatini. Prima cosa assolutamente quello che mi serve importantissimo sono i documenti, penso che siano diversi da paese a paese. Quando ho deciso di partecipare a dei mercatini, la prima cosa che ho fatto è stata quella di recarmi al comune di residenza e ho chiesto documenti che erano necessari per appunto esporre le creazioni. Innanzitutto io ho fatto una autodichiarazione sostitutiva, si chiama, non ve la mostro perché ci sono i miei dati, nella quale io dichiaro sotto la mia responsabilità, seguendo però le leggi che adesso non vi sto a dire, che creo e espongo opere del mio ingegno, quindi che non ho attività commerciali, che sono delle cose insomma che creo da hobbista e che poi le posso vendere in una fiera o in un qualsiasi mercatino. Inoltre poi questa dichiarazione vale sempre, ripeto, solamente nel mio comune, non so, io sto parlando per il mio comune, non so negli altri comuni, nelle altre regioni, leader da seguire per esporre dei mercatini, ma credo che sia più o meno questo. Magari si chiamano in diverso modo documenti, ma credo siano gli stessi documenti. Inoltre io poi ogni anno faccio un altro documento che è quello che mi dice, che è quello che mi permette di esporre praticamente nelle determinate fiere. Per esempio l'anno scorso ho fatto un documento che mi diceva che potevo partecipare a quella fiera, a quella fiera, a quella fiera. Quest'anno invece ho fatto un documento che mi dice che posso partecipare a qualsiasi festa e fiera io voglia nel mio paese. Una volta fatto questo io sto in regola, diciamo, e se voglio esporre in altri comuni mi basta la dichiarazione che ho fatto già, che io attesto che creo opere del proprio ingegno, poi mi recherò nel comune in cui vorrò fare appunto un altro mercatino e farò la stessa cosa chiedendogli che voglio esporre in quella festa. Quel documento poi va protocollato. Forse sto parlando in termini molto tecnici. Protocollato vuol dire che gli mettono un timbro e che attestano che loro hanno letto e hanno ricevuto il fatto che tu gli abbia detto che vuoi esporre. Tutto qua. Seconda cosa molto importante sono appunto gli strumenti che dobbiamo utilizzare per i mercatini, e quindi un tavolo che poi andremo appunto a coprire con delle decorazioni, magari con delle tovaglie, con dei fiocchi, con quello che più ci piace. Un gazebo, che è molto importante per il sole, specialmente se fate mercatini come me l'estate, perché giustamente fa caldissimo qua nel Salento, poi non vi dico. Quindi le persone comprare già è difficile che caccino soldi, poi comprare sotto il sole no proprio, quindi bisogna munirsi insomma di qualcosa che faccia ombra. Io all'inizio ho iniziato con un ombrellone da mare, a parte non vi dico le figure nell'avere questo banchetto con un ombrellone da mare, poi capite bene pure che un ombrellone da mare, per quanto grande possa essere, non coprirà mai il vostro gazebo, quindi tipo le ragioni stavano all'ombra e io stavo al sole, quindi mi sono abbronzata, il che non è male, però insomma non ve lo consiglio assolutamente. Oltre quindi a queste cose serviranno anche poi degli espositori che io ho comprato su internet, su Amazon, ma anche la trovo benissimamente ai cinesi, tipo io ho il mio cinesino di fiducia al quale dico: quando non ti servono più gli espositori, quelli piccolini per gli orecchini, dammeli, se devi buttare, perché a me servono. Poi ne ha fatti altri anche proprio a mio in legno, e poi servono soprattutto dei prezzi, diciamo, dei cartellini con dei prezzi, perché io ho considerato nel corso degli anni che è meglio mettere i prezzi, perché magari le persone quando passano preferiscono vedere i prezzi, anche io, non so voi, però anche io preferisco vedere il prezzo esposto, magari se vedo di che prezzi si tratta insomma mi posso avvicinare alla bancarella, se vedo prezzi tipo 30 euro 40 euro non mi avvicino proprio alla bancarella, quindi amen. Uguale se non vedo prezzi, mi preoccupo, perché dico: oh mio Dio, chissà quanto costano le cose. Quindi sempre meglio mettere prezzi, fidatevi. Sempre se però lo potete fare, perché ci sono alcune associazioni che non lo permettono di fare. Poi servirà una sedia, perché fidatevi, state tante ore, quindi vi serve sedervi. E poi vi servirà magari l'attrezzatura che per sistemare qualcosa che magari si rompe.
e che mi auguro di no, però può succedere, oppure se per esempio qualcuno vi chiede di stringere un bracciale o una collana, quindi pinze, attack, insomma tutto quello che magari di solito utilizzate. E io poi mi porto anche qualcosa per creare lì stesso, perché alle persone piace molto vedere anche la creativa, la persona che sta realizzando magari quel bracciale in quel momento, perché capisce che lo fa veramente lei. Poi un'altra cosa importante sono le luci, se per esempio voi esponete fino a sera e quindi la luce non ce l'avete. Io di solito quando espongo, siccome espongo a delle feste, se rimango fino alla sera ci sono le luci delle luminarie, quindi se capito sotto per esempio alla luminaria sto tranquilla e sto bene, anche perché c'è la luce del paese. Se esponete in zone che magari non hanno luce, io vi consiglio di prendere delle lucette che vendono ai cinesi sempre, santi cinesi, che sono quelli praticamente per lettura, quelle piccoline che sono con i led e che vanno tranquillamente anche a pile, quindi magari un paio o tre, dipende da quanto grande è il vostro banchetto. Terza cosa molto importante, è quello che mi chiedete anche spesso, sono quanto si paga per fare dei mercatini. Allora, dipende ovviamente dai comuni, dalle associazioni che organizzano il mercatino, e quindi dipende anche dal prezzo che decidono di dare al metro. Di solito io alle fiere che partecipo si dà un prezzo a metro lineare, però potete assicurare che si dia un prezzo a metro quadrato, questo non lo so, bisogna sempre informarvi. Se il mio banchetto per esempio è di 2 metri, io pagherò 8 euro per intenderci. Ci sono delle associazioni che fanno pagare praticamente la luce, loro ti danno la luce e tu paghi solamente la luce. Ci sono associazioni che non ti fanno pagare proprio, quindi dipende appunto sempre da paese a paese, da manifestazione a manifestazione. Veniamo quindi all'ultima parte del mio video, e quindi la quarta regoletta, diciamo, se volevo chiamarle le quattro regolette, che sono i consigli che vi posso dare. Io guardo giù perché ho la lista di cose che vi devo dire. Quindi il primo consiglio che vi do assolutamente, come vi ho detto pure prima, è quello di munirvi di un gazebo o comunque di qualche modo per coprirvi dalla luce del sole, perché sono veramente è finita. Poi un altro consiglio che vi posso dare è di fare dei prezzi che secondo me siano insomma accessibili a tutti, o perlomeno se volete esporre anche qualcosa che costi un po' di più, di fare due zone diverse del vostro banchetto, una zona nella quale esponete le cose diciamo più care e la zona poi che invece costano magari le cose di meno, anche perché dipende anche dalla fascia d'età, e questo andiamo nell'altro consiglio, che avete nell'esposizione che stanno andando a fare. Di solito a una fiera mercato vengono dalla bambina di 2 anni fino alla signora grande che magari ha anche dei nipotini, quindi bisogna vedere bene che cosa creare, o perlomeno bisogna vedere di creare qualcosa che vada bene per tutti, sia per il bambino piccolo che per la signora più grande. E a me è successo molte volte, specialmente all'inizio, che creavo cose, diciamo cornetti, cornettini, pandistelle, mi veniva la signora a dirmi vabbè, ma io queste cose non le metto, ovviamente no. Adesso invece creo qualcosa anche per magari che vada bene anche per una signora, o che magari vada bene come oggettistica anche per la casa, quindi per esempio saliere, pepiere, che più ne ha più ne metta, che vadano bene appunto anche per una mamma di famiglia che vuole comprare e gli piace questa cosa, che non sia esclusivamente una cosa di bigiotteria, che è più diciamo limitato come materiale. Poi io ho scoperto anche vari materiali e utilizzo vari materiali sia in fimo che in resina, insomma dipende poi quello che mi costa di meno e anche soprattutto quello che mi porta via meno tempo, perché magari nei mercatini non è che si fanno pochi chissà quanti guadagni, quindi magari preferisco investire meno e quindi utilizzare e vendere qualcosa che magari non mi abbia portato via chissà quanto tempo, anche perché sennò veramente non la finisco più, specialmente adesso che non ho molto tempo. Vabbè, stiamo divagando. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di portarvi i soldi. I soldi, mi raccomando, spicci, perché altrimenti non riuscirete a dare il resto. E anche poi una specie di cassa, di cassetta, di insomma di porta, anche magari quelle cassettine con la chiave, nella quale dovete andare a mettere i soldi che appunto le persone vi danno quando vi pagano insomma le creazioni. Poi un'altra cosa importante è portarvi le bustine nelle quali potete dare appunto la vostra creazione. Io preferisco, però, e penso che lo farò adesso con questa nuova, con questo nuovo mercatino, preferisco confezionare le creazioni singolarmente, così non devo perdere tempo per dare appunto le creazioni, perché di solito perdo tantissimo tempo perché la bustina non si apre, fa caldo, le persone sudano, oh, allora poi senti, oh, no, vabbè, non ti preoccupare, dammela così, cioè anche in mano, vabbè, no. Invece è bello anche avere un certo stile, no? E quindi magari anche una certa, diciamo, confezione.
Nella confezione poi una cosa importantissima: non vi dimenticate il bigliettino da visita se non ce l'avete, fatevelo, perché è importantissimo, perché lascia una traccia di te, perché se magari ha bisogno magari di gamacchi per qualsiasi cosa o per fare anche qualche altra creazione personalizzata, se non ha contatti non sa come chiamarti. L'ultimo consiglio che vi voglio dare è un consiglio prettamente da amica, è un consiglio che ci sta, insomma, che vorrei darvi. Se non fate chissà quanti guadagni, non vi demoralizzate. Innanzitutto fatelo perché vi piace. Io lo faccio perché mi piace creare, perché mi piace che le persone mi dicano ma come fai queste cose, mi piace che abbia un rapporto anche con le persone che mi chiedono come le faccio, come le realizzo, ma perché le faccio, perché mi, con che passione, insomma, che gli racconti un po' di me. Quindi non mi interessa poi guadagnare chissà quanto, certo mi farebbe comodo, però io non vivo esclusivamente di quello. Quindi se anche mi va male, mi demoralizzo sì, però comunque mi rialzo. L'importante è, bene o male, cercare di uscircene almeno con le spese, non dico dei materiali perché alla fine quelli sono a parte, però quantomeno delle spese che noi abbiamo affrontato per realizzare il mercatino. Quindi se il mercatino vi va male, non vi preoccupate assolutamente, perché magari siete all'inizio, perché magari c'è qualcosa che non va, magari credetevi che magari le creazioni che fate sono magari, non lo so, troppo selettive, come vi ho detto prima, quindi magari hanno solamente a che fare con delle ragazzine che magari in quel determinato mercato non sono venute proprio e quindi non si è venuto nulla. Non iniziate a dire no vabbè, ma allora io mollo, io faccio, perché nella vita innanzitutto mai mollare e sempre andare avanti, e poi perché sicuramente non è andata bene questa volta, andrà bene la prossima, ma io sono sicura che andrà benissimo, e quindi di conseguenza mi raccomando, non mollate. Quindi niente, io spero di avervi detto tutto. Se ho dimenticato qualcosina, magari vi farò un secondo video con delle domande che magari mi vorrete fare. E se vi piace anche l'idea di realizzare altri video inerenti al mercatino, quindi magari vi faccio vedere come mi organizzo per creare tutte quante le cose, insomma, che servono per il mercatino. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, fate bravi, ciao!